Un partito accogliente, autonomo ed efficiente. Questo è il Partito Democratico che abbiamo immaginato dopo la conferenza organizzativa che abbiamo concluso lunedì sera. Lunedì sera il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di perseguire una linea politica molto chiara, che è quella di rivedere in maniera anche pesante la propria struttura e la propria riorganizzazione. Un partito che fino ad oggi ha avuto una struttura anche pesante, non efficiente, probabilmente non più al passo con i tempi. Noi ci siamo assunti la responsabilità e abbiamo avuto il coraggio di andare a modificare questa struttura, cercando di cercheremo di costruire un partito aperto, perché non pensiamo che questo è il tempo di chiudersi in se stessi, questo è il tempo di aprirsi, è il tempo di aprire il partito a tutte quelle che sono le professionalità, le esperienze, le risorse umane, di chi ha voglia di dedicare tempo alla politica, che poi significa dedicare tempo alla costruzione del proprio futuro, dedicare tempo alla costruzione del futuro della propria città, al bene della propria città, alla risoluzione dei problemi della propria città. Quindi noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo compiuto un passo importante. Abbiamo rimesso in campo un partito che crediamo sia un partito nuovo, innovativo, un partito che va verso il futuro. Ora sarà a noi iniziare da questo punto a costruire quelle che sono le soluzioni dei problemi di questa città. Noi abbiamo detto sempre che il problema non era il segretario, il sindaco, il consigliere regionale, le dispute interne che ormai non le capisce più nessuno e non interessano più a nessuno. Il problema è Orvieto, il problema è Orvieto e la sua città, Orvieto e i suoi problemi. Questa è la nostra ossessione perché noi, i cittadini, ci hanno chiamati a governare la città, ci hanno chiamati a dare una risposta ai problemi di questa città. Quindi noi già da ieri abbiamo riniziato a metterci di peso, con tutto il nostro peso, ad affrontare questi temi. Speriamo che nel breve tempo cercheremo di dare delle risposte più credibili e più efficienti di quelle che siamo riusciti a dare fino ad oggi, perché la situazione, lo sappiamo, è difficile e siamo sotto Natale, quindi è una situazione ancora più difficile. Speriamo che il 2015 possa portare ad Orvieto un Partito Democratico più aperto, più credibile, più efficiente, che permetta anche all'amministrazione, anche ai nostri consiglieri comunali, consiglieri regionali, di essere più efficienti rispetto alla soluzione dei problemi di questa città.